Nel mese di luglio di quest'anno è morto un filosofo negli Stati Uniti, no, americano, diciamo, che si chiama Henry Frankfurt, se non sbaglio a leggere il nome. Il quale ha scritto diverse opere importantissime, ma è famosissimo ed è passato quasi un po' alla storia per avere scritto un articolo poi reso in un, si dice pamphlet, no, pamphlet, no, vabbè, in un opuscolo, diciamo così, titolo un po', vabbè, tradotto in italiano, diciamo così, stronzate. Sottotitolo Un saggio filosofico, e inizia così. Uno dei tratti più salienti nella nostra cultura è la quantità di stronzate in circolazione. Poi si commenta, naturalmente applicandolo, e questo è stato scritto parecchi anni fa, comunque poi. Chiaro, no? È stato visto un po' nell'oggi, no? Quindi peggiorando un po' le stronzate, diciamo così, che si dicono. Le vere scemenze, commenta questo, che presenta questo libro, in italiano, tradotto in italiano, che infestano i discorsi, i dibattiti televisivi, le pagine dei giornali, per non parlare di internet, costituiscono un problema serio che richiede un serio approccio filosofico, perché le stronzate sono così pericolose, perché alla lunga minano la nostra capacità di distinguere la verità dalla menzogna. Fuori di dirlo uno ci crede. E la domanda è anche nostra, perché certe volte quando leggi un articolo non sai, no, se riporta una notizia vera oppure falsa, e come fai a saperlo? Certe volte io ho un criterio, dico, ma è apparso su questo quotidiano che ritengo serio, quindi, però girano tanti quegli articoli. Magari certe volte non si sa da che parte provengono, danno delle notizie un po' strampalate, ma corrispondono a vero o sono delle stronzate. A parte questo discorso, che è grave, perché anche stamattina magari tu pubblichi una cosa, poi vedi un commento e dici, ma cosa ha capito questa qua? E dice una stronzata, no? Non è che magari dice, ma dissento, libero di farlo, no? Ma dice una sua stronzata, che peggiora le cose, no? Poi dico, ma che cosa hai capito? Quindi ti viene il dubbio, no? Siamo già immersi nelle stronzate, cioè proprio in questo modo di scrivere, di riportare le notizie vere, non vere, e poi aggravate dal Facebook, eccetera, eccetera, no? E il problema è questo, come uscirne? Come far capire, no? La verità oppure uscire da questo? Tu sai bene Umberto Eco come la sua morte, no? E con internet e compagnia. Leggo magari ogni mattina, mi alzo presto, leggo qualche giornale online, no? La prima pagina, Corriere, subito, notizie, diciamo, di cronaca nera, quello ha ammazzato questo ha ferito quello, poi riportando particolari, poi qui, tutta una serie così. Io mi chiedo, mi alzo mattina, magari con la voglia di vivere, ti voglia di morire, no? Ecco, sei proprio immerso in una negatività. Poi, ed è qui che svilupperemo un po' magari il tema. E c'è questo adesso, no? L'abbiamo
visto in questo tempo, ultimi tempi, c'è stata una grande euforia non per la morte, di Michela Murgia, euforia intorno alla sua persona, intorno al suo pensiero, no? Una esaltazione anche di quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che, le sue lotte, mica lotte, no? Quindi la morte è servita anche per, succede sempre così, no? Si esaltano un po' di più i personaggi, diciamo. Poi non è passato un mese, è uscito quel libro lì che, guarda, non dirmi come si chiama perché non lo so, non mi ricordo mai il suo nome, no? Che è un generale, no? Giusto? Mm-hmm. Generale. Un casino che ha suscitato tutti, cioè si è dimenticato la figura che è stata esaltata, magari anche in un modo esagerato, di Michela Murgia. Tutti hanno parlato di questo. E lì ne è venuto fuori un romanzo, no? E in bene e in male, chi l'ha contestato e chi non l'ha contestato, il suo libro, dicono che va a roba, ma ho visto che... Se è vero, ho letto, ne ha venduti 70.000, è una bazzecola, perché solitamente vendono 1 milione di copie, no? Cosa ho venduto 70.000? Ho venduto niente, vabbè, comunque, questa è una mia considerazione personale. Adesso ieri, no, salta fuori la sparata di, come si chiama? Di Amato, bravo, no? E su Ustica, no? E uh-huh. Sull'aereo che sarebbe stato colpito da un missile francese, e lì tutti adesso parlano di questo. E poi naturalmente uno dice, ma che cos'è una notizia importante? Qual è? Perché tutti corriamo dietro, poi addirittura anche l'incidente, no, ferroviario, non è che poi se ne è parlato granché, no? Subito viene messo da parte appena viene fuori una notizia che, no? Che prevale su tutte le altre. E dipende dalla notizia. Dipende dalla notizia, no? Se cioè suscita, perché io ho visto anche nella mia esperienza, dipende dal modo. Io magari ho sparato qualche cosa di grave, nessuno che ne ha parlato, perché non era il momento giusto. Mm-hmm. Ho detto una stupidaggine in quel momento lì, siccome c'era un vuoto, nessuno che aveva niente da dire, e sono diventato un caso. Quindi tutto dipende dal momento, ma questo fa pensare, no? All'importanza anche della notizia. La notizia dipende dal momento in cui la si dice, in cui la si scrive, una stronzata, no? Che diventa addirittura una caso bellico, diciamo, no? Cioè in cui ci si scanna per dire qui e ieri l'abbiamo sentito anche quello che ha detto, stiamo quello lì, Favino, il nome. L'attore Favino. No, niente, sì. Quella è la politico, no? Che... Ah, Amato. Ma no, Amato, sì. Quello che ha parlato male di questo collo, di questo generale. Bersani. Quella ne ha dette dure, no? Va bene. E li ha dette anche, giustamente così, però dall'altra parte c'è l'esaltazione, e dipende il punto di vista, l'ideologia che tu, allora devi salvare uno, devi salvare l'altro, trovi tutti, no? E viviamo in questa società in cui i mass media sembrano condizionare in bene o in male. E anche quando c'è una notizia bella, mica bella, viene subito, no, io ho trovato una bella notizia, cioè che meritavo, no, anche perché è positiva, non aspetto 5 minuti perché ho detto ma la salvo dopo, vado a prenderla dopo, la trovo più, e lì devo trovare tutti i sistemi, dove è andata a finire, era male sul Corriere della Sera, è scesa, è sparita, no, questo fa capire, no? Che il positivo non serve, non fa pubblicità, non fa audience, non rende niente, non fa discutere, no? E invece il negativo, però dipende anche quello, perché troppo negativo dipende sempre dal più negativo ancora, no? Quello che prevale. E poi vediamo il Papa che va, dove è andato? In Mongolia. E anche lì, però, i giornali, sai,
dicono qualcosa, non si capisce bene, poi sottolinea in evidenza una battuta, diciamo, senza offendere, cretina, che gli sfugge, e lì, tutto è lì. E allora, come andare alla fonte, come andare a dire, ma che cosa ha detto, che senso ha questo via? Cioè, riflette seriamente, anche contestando, è chiaro, ma si contesta perché si riflette seriamente su un fatto, su un evento, no? Su una parola detta, che poi la parola detta va inquadrata sempre in un contesto. Ecco, quello che voglio dire è questo, questo gioco, no? di notizie che una spara via l'altra, no? Fa dimenticare l'altra. Poi magari tornerà ancora, però tanto a quel boom, io l'ho sempre detto, chi dice una stupidaggine avrà il suo momento di gloria, poi sparisce. No, perché è così? Perché poi torneremo ancora a parlare della Murgia, no? Parleremo ancora a parlare del grande pensiero, eccetera, eccetera, no? Perché quello non sparisce, quello rimane, proprio perché è un grande pensiero, è una verità che conta, no? Ecco, gli altri hanno un momento di gloria, però la gente vive di questo. Vive o di gossip, sempre lì, vai a prendere i giornali, che notiscono lì, che non fa così, sempre così, oppure di queste polemiche inutili. Inutili perché? Perché non stanno in piedi, non stanno in piedi. Sì, Don Giorgio, sono completamente d'accordo con te, e proprio la cosa allarmante è il fatto che la menzogna prevarica sempre sulla verità, come un'informazione a, diciamo, che è divenuta oggi a senso unico, dove chi dissente viene anche messo a tacere, dove è allarmante anche quanti magari italiani ascoltano solo un telegiornale, e per esempio ormai quei telegiornali sono anche manovrati, quindi gli stessi giornali, i mass media non riportano magari effettivamente delle notizie come quella, per esempio tu hai citato il Papa, ma il Papa ha detto una grande diciamo boiata riguardo recentemente, proprio l'altro giorno, riguardo alla grande patria madre russa, la grande Caterina la Grande. Ma Caterina la Grande, forse, non so se è stata ben inquadrata storicamente, e ci sono, eppure all'estero queste cose vengono fuori, vengono fatte notare, e ti fanno capire quanta serietà e quanto l'informazione oggi è proprio anche manovrata, e come dicevi tu, via una stronzata, via un'imbecillità, ne arriva una più grossa, e queste purtroppo condizionano l'opinione pubblica, perché comunque innescano anche delle paure nella gente. Perché a furia di continuare a parlare di omicidi, di assassini, di tutto, di cose brutte e anche cattive, la gente poi inizia a immagazzinare e poi ne viene anche condizionata, almeno. E a proposito, specificare un po' sul Papa, no? Io sto notando una cosa. Una volta il Papa, chiaro, era mal visto, no? Da una certa politica, ideologia, diciamo, marxista, i comunisti non vedevano, no? L'istituzione ecclesiastica, quindi combattevano, no? E la figura del Papa, ciò che diceva, le prese di posizione, c'è la gerarchia in genere. Oggi, ma non è soltanto adesso, di quest'anno, eh? Da un po'. Che c'è questa esaltazione del Papa da parte, no? Diciamo dalla sinistra, diciamolo così, no? Di coloro che poco fa erano dei mangiapreti, no? Uh-huh. Adesso io dico,
L'unità Tu parli, pensa un per po' all'unità, esempio. pensa un po' a altri giornali che si dicevano laici, laici, no? E per non dire di peggio. E dico, ma c'è questa esaltazione, no? Io dico, va bene, ma adesso tocca a noi preti parlare male, dicendo, cioè protestando il Papa, che è difeso a spada tratta da questi mass media, no? Di persone che non si capisce il motivo. Forse perché il Papa sembra un pacifista, loro portano avanti un certo discorso sulla pace e allora il Papa le va bene. Ma poi c'è questa conversione, mi ricordo Eugenio Scalfari, no? Che era un giornalista, mamma mia. Oh, guai, toccare il Papa, lui si era convertito al Papa, no? Ma che poi non era mica uno proprio, no? Anzi, tutt'altro che cattolico. Ecco, questa figura che è entrata così, questo è in Italia, all'estero com'è? Io non lo so, perché noi abbiamo sempre questo cappello addosso. Allora, la Eh Chiesa sì. deve per forza parlare bene del Papa. Tu vai sui giornali cattolici, pensi all'Avvenire e altri, no? Tranne, vabbè, quelle fondamentaliste che non vedono il Papa per tanti altri motivi, perché per loro sarebbe troppo moderno, eccetera, eccetera. E vabbè, è un altro discorso. Tu pensa un po' al prete di Nutella, cosa ne dice, no? Vabbè, e queste sono delle deformazioni anche mentali, vabbè. Ma si può contestare in un modo positivo. Io sono nella Chiesa, sono prete che appartengo alla Chiesa Cattolica, perché non ho il diritto di contestare, no, la gerarchia quando vedo che sta sbagliando, quando vedo che si sta mettendo su una strada sbagliata. Quindi, domanda. Tocca a noi preti adesso contestare il Papa e dire guarda, quella frase lì non dovevi dirla, oppure dico il Papa per non dire i vescovi locali, nel caso mio, Delpini, no? Ecco che lo contesto. E poi vedo che anche Delpini ci sono dei giornali, vai a toccarlo. Io dico, ma io non ci capisco più niente. Allora. Se una cosa è da contestare, va contestata, senza pregiudizi, non perché tu sei ateo, allora devi per forza contestare il Papa, non perché sei anticlericale, per forza devi contestare il Papa. No, obiettivamente, obiettivamente, no? Obiettivamente, cioè Tu devi proprio dal dire, di fuori, in modo distaccato, dal di fuori o vedere. anche dal di dentro, ma sempre in un modo, come spirito No, libero, intendo dal no? di fuori, intendo dire in modo Sì, distaccato. esatto, però io dico, ma quando si contesta, se io l'ho sempre detto, il Papa quando legge uno scritto, è chiaro che lo scritto non sempre l'ha scritto lui, l'avrà scritto i suoi collaboratori, perché è così, no? Quindi prima viene verificato se quella cosa lì è giusta o non giusta, e lui legge e mi sta bene. Quando va a braccio? Quando lui va in un posto, adesso giù là, dove è in Mongolia, oppure è andato giù in Africa, faccio un esempio, torna sull'aereo e lui va a braccio, ne conta su che vanno a spasso. O perché lui ha il suo modo di fare, che a me non va assolutamente, io anche qui distinguo, mi può anche star bene il Papa quello che dice, ma il modo in cui lo dice, certe volte fa una faccia e dice una parola, l'atteggiamento, con una faccia dura, mica dura, cioè anche questo è importante, la nobiltà. Il decoro della stessa persona. Io dico, Martini, tu non lo vedevi mai scomposto. Chiaro, andavi da lui, anch'io ho provato ad andare da lui, e certe volte si irrita magari nel suo modo di dire, no, guarda che c'è un dialogo. Ma tu hai visto Martini scomposto quando va in giro, quando predica, quando è in chiesa? No, ma tu pensa al nostro vescovo, ma io dico, ma non ha una dignità, anche un comportamento che è richiesto dalla sua, no? La Dal sua suo figura. ruolo. E così il Papa, questo Papa che io non lo sopporto, sia per quello che dice, ma anche sia per il modo in cui lo dice. Per cui, ma io devo essere io prete a dirlo perché, forse perché sento di più, perché, scusa. Un figlio contesta il padre proprio perché è un figlio e ci tiene che suo padre sia diverso. Ma contestare il padre di una famiglia vicina, chi se ne frega?
No, intendo dire, quella la fai sì, va bene, ma non lo senti come se fosse tuo padre. Perché? Perché tu sei di casa, appartieni alla stessa casa, no? E soffri se magari vedi qualche cosa che non funziona. Io quindi, la differenza tra me e un altro, che non appartiene alla chiesa, perché lui, non so, è quello che è, agnostico, ateo, va bene. E io dico, ma un figlio soffre di più. Perché? Certo. Perché è la sua casa, no? E dice, ma ho questo padre che si chiama Papa, che si chiama Vescovo, è quello che vuoi, e insomma, lo vorrei vedere diverso, più nobile, più dignitoso, certe volte anche nel modo di esprimersi, nel modo di dire le cose, no? E si contesta, e fin dove? E anch'io certe volte mi pongo il problema, ma è giusto tutte le volte far notare che ha sbagliato? Non lo so. Però è giusto che io taccia e lasciarlo sbagliare. Lui è convinto. E cosa facciamo? Ma lui ha un ruolo che è pubblico, eh. E io ho il diritto di contestarlo. Sai cosa adesso non so, stavo pensando mentre ne parlavi. Allora, la religione è proprio umana e in questo periodo stiamo proprio toccando con mano quanto sia veramente umana questa religione, ma poi vabbè, dove non si parla appunto più di spirito, dove si è lontani Diciamo da sé, terreno, eh sì, ecco, terrena perché dire umano, proprio. già va bene, l'essere umano, certe volte che le parole, terreno. Va bene, sì, terrena proprio così e quindi lontana dal mondo del divino che è dentro di noi, lontana dal mondo quello filosofico di una volta, ma lontana anche proprio dal cristianesimo delle origini. Quindi è diventata talmente terrena che assorbe talmente tanta questa materialità terrena, Carnalità, sì. carnalità, che ormai è così proprio da tutti i pori espande questa cosa. E forse chi non è dentro, cioè chi la vede, chi sta facendo un altro percorso, che è un percorso fondamentalmente opposto, percepisce maggiormente queste cose. Che oltretutto queste cose però ti stimolano a continuare a andare su questo cammino che è spirituale, che si è intrapreso. E quindi forse questo periodo che stiamo vivendo è veramente proprio l'esasperazione della carnalità, di questa materialità e attaccamento a tutto ciò che è corpo fisico, che è psiche. E quindi che è anche legato alla ricchezza. Ecco, io vorrei dire due cose, no? Anzitutto, tu hai detto prima il cristianesimo, le origini, sì, ma quando? Perché è nato dal pensiero di Cristo come cristianesimo, poi subito è diventato una struttura, tu lo sai anche già un po' contrasti tra Giovanni con la sua comunità che era profetica, che Sì. era mistica. E meno strutturale, e invece la comunità di Pietro, che essendo capo della Chiesa, ha potenziato quell'aspetto fino a diventare quello che è oggi. Quindi già quello, no, ecco, è una cosa importante, no? Perché fa capire che quando la religione, cioè, scusa, quando il cristianesimo si è fatto religione, religione è un aspetto strutturale, che cos'è la religione, no? E ha un suo Dio, ha una sua struttura, eccetera, eccetera. Non puoi staccare la religione dal fatto che è anche una struttura, no? E allora ha perso tutto, no? Si è incamminato su una strada sbagliata. E qui il problema, come ridare, no? Come ridare l'aspetto che è quello, che poi non è soltanto, io lo dico sempre, distinguere tra religiosità e spiritualità. Sono due cose diverse. Dire spiritualità di per sé non vuol dire religiosità, perché lo spirito è dentro in tutti, che tu sia credente o non credente, che tu sia cristiano, che tu sia cattolico, che tu sia luterano, che tu sia ebreo, che tu sia musulmano, non le interessa niente, perché lo spirito è dentro in tutti, che Sì. non è che cambia forma, non è che cambia colore, no?
Poi casomai è l'esterno che tu prendi una certa, diciamo, concezione, no? Che chiamiamola religiosa, con la sua struttura, e allora lì che tu ti dividi, no? Ecco, se noi ci mettessimo tutto lo stesso a tavolo e parlassimo di spirito, nessuno avrebbe da dire niente. Lo spirito è in me e in te. Io sono cristiano, tu sei musulmano, cambia niente. E lo spirito dentro, perché lo spirito è spirito, scusa, mancherebbe altro, no? Ed è qui il problema. Quando, ma è chiaro che volere o non volere, la Chiesa è una struttura. Io sono detto in una struttura, ma siamo tutti in una struttura. Non puoi dire che non hai il corpo, ce l'hai il corpo, e il corpo richiede di avere una casa, di avere un lavoro, di mangiare, di bere e di avere soddisfazioni anche lecite in tutti i sensi, no? Però come comporre? Allora, la domanda, oggi, vedendo la politica che è quella che è, io guardo quella italiana, no, che è quella che è, guardando la Chiesa per quella che è, ma dico, come potremo uscire da Infatti. questo tunnel? Che è chiuso, tu non esci più, è come un labirinto, non sai più dove, da che parte uscire. Ma dove? Andando in giro, andando in Africa, andando dove che ne andava il Papa, in In Mongolia. Mongolia, oppure il nostro che andava in Turchia, il nostro vescovo è andato in Turchia, è andato giù dove? A Cuba. Facendo così, cioè faccio degli esempi, no, per dire, oppure parlando di ambiente, di ecologia, oppure le grandi manifestazioni come quella di Lisbona, e questo è l'aspetto. Siamo E questo è sempre l'aspetto nel. che ti porta a uscire da questo labirinto. Secondo me no, peggiori, peggiori. Perché se tu fai una cosa più bella di un'altra che la fa meno bella, siamo sempre nello stesso piano. La politica fa in un modo, ma anche noi la facciamo, non dico allo stesso modo, ma sempre dalla parte esterna all'essere umano. E allora qual è? È lì che bisogna riprendere l'antico pensiero filosofico, il cristianesimo puro, il Vangelo puro, Sì. no? Gesù Cristo, lo ripeto mille volte, che ha detto cambia mentalità, cambia il tuo modo di pensare, che è lì, che la via giusta è quella lì. E tu Certo. inutile che vai in giro a fare che cosa, a dare qualche cosa, no? Sì, bisogna proprio anche riprendersi il bene, quel bene assoluto, andare a tendere esclusivamente. Questo deve essere l'unico fine, non ci deve essere, anzi, forse nessun fine, come insegnano proprio anche mistici speculativi quali Eckhart, l'aporete, cioè non, proprio non, bisogna essere senza quel famoso perché, e quindi essere però essere prima di tutto e essere presenti. Cioè, a me veramente, io guarda Don Giorgio, ci penso e ci ripenso, il fatto che tu comunque non hai mai fatto, adesso per portare il tuo esempio, ma comunque mi ha toccata questa cosa che non hai mai mai fatto un giorno di ferie, mai vacanze, ma sempre comunque presente, cercando di dare il meglio, anzi sempre di più di te stesso, per il tuo posto in cui eri, per la tua comunità, per la tua gente, per il tuo pensiero, per tutto quello che comunque è così che si fa, non si, il continuare a correre in giro, e lo vivo anche, sto riflettendo molto anche su questo, perché comunque nel mio passato, quando si è alla ricerca, si cerca di evadere, si pensa di andare da una parte, dall'altra, si fa di tutto e si corre di qua e di là, e poi si torna a casa sempre con frivoli e cioè, è proprio una Sì, ma cosa. basterebbe anche E farlo, quindi. sì, no, l'esempio è chiaro, basterebbe anche vedere, certe volte mi pongo il problema, il fatto anche che si va in ferie, no? Io Anche dico, qui è una magari senti cosa. uno, dice, oh, ho visto delle belle cose, sì, che là così, va bene, lasciamo perdere, poi c'è l'Italia che è l'Italia più bella del mondo, no? Che c'è di tutto, no? Basta vedere le Sì, opere d'arte che abbiamo, i bei paesi, mica poi anche la Francia, i suoi aspetti, per amor del cielo, no? Però io dico, ma come sei andato a vedere tante belle cose? Come sei venuto a casa? Come prima? Peggio di prima? O sei migliorato?
Allora, se è vero che la bellezza cambierà il mondo, salverà il mondo, come dicono, che secondo me non è così, perché la bellezza è un'emanazione del bene, quindi c'è il bene, poi c'è la bellezza, è un riflesso del bene. No, ecco. Ma io dico, ma come mai l'Italia, che è piena di opere d'arte, e poi vede che i critici sono i più imbecilli, basta vedere Sgarbi, no? Che sciupa l'intelligenza che ha facendo l'imbecille, e lui ti spiega bene l'arte, però è un imbecille. Io dico, ma queste cose qui mi fanno pensare, mi fanno riflettere. Sì, Tu sei andato a vedere una mostra, tu sei andato a vedere, tu intendo dire, no? Tu sì. sei andato a vedere Pompei, sei andato, per dire, no? Sei andato a vedere non so dove, in Sicilia, delle... e sei venuto a casa con quale stato d'animo? Migliorato oppure no? Ma è quello che è il problema. Se io vado a vedere un teatro, rifletto sul teatro, sulla rappresentazione, no? È come i drammi degli antichi, no? Filosofi Greci. greci, no? Soffro che non soffro, è quello che è, no? Ma ci rifletti, no? Ti deve dare qualcosa. Cambi, no? Cambiare un po' la mentalità. Il fatto che esci dall'Italia, già uscire dall'Italia secondo alcuni vuol dire andare chissà dove, respirare aria pura, poi non è vero, no? Va bene. Ma tu come torni? Io lo dicevo a qualcuno, ah, ho visto quella bella cosa là in Inghilterra, in Germania, e perché non l'hai? Tu porta a casa l'idea e la realizziamo qui, no? Se è bella, perché se è bella là, deve essere bella anche qua, realizzando in un modo diverso. No. E no, e chissà per no, e no, ma come? Allora cosa conti su? Dobbiamo trovare il modo, no, di prendere questa bellezza, questo bene, questi valori interiori o no, che noi vediamo anche nell'arte, mica arte nei bei paesi, ma cavolo, vai in montagna, Certo, vai in certi sì. Ma posti del meridione, rimani lì, no, perché vai al mare a trovare, ovunque, no? sì, E poi si viene a ovunque. casa e mangia quella roba qui. Oh bestia, che bello, se mandai in quel ristorante là. Io dico, ma tu hai portato a casa qualcosa. Dentro di te è lì che è il problema. Devi cambiare un po', aprirti la mente. Entri ancora in questo paese e ragiona ancora da buongiorno leghista, no? Ecco, perché? Perché chiuso nella testa. Eh Come sì. si fa a allargare la testa alla gente? E questo è il problema. È una domanda seria, perché io dico, ma più vado in giro, più vedo le cose belle, più dovrebbero arricchirmi, no? Esatto. Aiutarmi a crescere, aiutarmi a liberarmi da questa... A pensare, andare pensare al anche di in un là, modo... è chiaro. esatto, al di là di quello che vedo materialmente, quindi Ma io dico, al ma entrare, scendere dentro e nel uno che ha profondo. letto quel libro di questo... Cosa lei generale? Non Generale. dirmi il nome perché non voglio neanche saperlo, No, perché non ce l'ho infatti non neanche è in neanche mente. importante. Ecco, ma io scusa, ma come si è migliorato questo qua che ha letto queste stronzate che ha detto questo qua? Dico stronzate Eh perché sì. non è che l'ho letto, no? Tantomeno lo prendo, ma però io dico, e tutti ne parlano, dicono ha scritto questo, ha scritto quello, e vabbè, ma dico, ma che cosa mi ha dato? Creano individualismo e creano purtroppo ideologie così, Tu vedi anche noi ideologie che si scriviamo, allontanano dal bene comune. no? Tu vedi anche noi scriviamo dei libri cercando di, va bene, adesso uscirà, diciamolo pure, no? Sulle massime greche, un libretto, no? Spiegando un po' certe massime che, vabbè, poi le mettono sulle magliette e le usano per slogan, però non sanno il significato, no? O di Certo. Socrate, o di Platone, o di Ereschio. Plotino, quello che è. Però io dico, ma quando li prenderanno? Ma è troppo difficile, ma no. Allora cosa gli dai? I romanzetti? Che cosa? Questi libri che escono, che ne dicono di scemenze, stronzate, diciamolo, no? Ecco, siamo partiti dalle stronzate, no? Ma che cosa ti danno? Ti aiutano a crescere, ad aprire la mente. No, ti fanno regredire, questo è il Beh, puoi problema. arrabbiarti perché io dico, ma se il popolo italiano si nutre di queste cose, siamo Siamo finiti. finiti Poi, per male. forza, poi abbiamo i onorevoli, o non la parola onorevole, va bene, è grosso, no? Ecco, questi parlamentari che veramente li vediamo che come ragionano. Eh sì.
Io dico di più, vediamo anche certe volte come i nostri capi ecclesiastici come ragionano, i I preti come preti, ma ragionano, anche i sindaci, gli no? E amministratori, tutti, no? tutti. Io dico, non riesco a Eh sì. capire perché anche i sindaci, e beh, fatto bene a toccare questo tema, non debbono aprire la testa, la mente, con un concetto di bene comune che non è quello di dire faccio una strada, faccio un'opera, faccio quando le fanno, che poi fanno disastri certe volte, no? Aprire la testa. Quindi cambiare mentalità di Gesù Cristo l'ha detto a tutti, non mica detto ai cristiani, l'ha detto a tutti. Ecco perché è un messaggio che è universale. Come gli antichi filosofi greci parlavano a tutti, non è che parlavano soltanto. Tanto è vero che, no, diciamo, sono più cristiani loro di noi, no? Basta il concetto di bene in Platone e in Plotino, altissimo, che erano pagani, no? Sì. Esatto. Ecco, va bene.